Un'occasione di preghiera e di festa per la comunità indiana di religione Sikh che si è riunita a Castelnuovo Scrivia in provincia di Alessandria per partecipare alla processione del Nagar Kirtan, manifestazione della pace durante la quale i credenti seguono il libro sacro del Guru Granth. Considerato un guru vivente e portato su una piattaforma mobile, questo simbolo di fede è stato scortato a piedi in corteo aperto da 5 rappresentanti religiosi, con esposta la spada, emblema della difesa della giustizia, della verità e della virtù. Ad aprire l'incedere del passaggio della loro Bibbia e dei santi, il tradizionale rito di purificazione del lavaggio con l'acqua della strada. Gli uomini bagnano la terra con pompe d'acqua o trattori con botti e le donne, vestite dei loro colorati costumi, spazzano la polvere con delle scope. Ad organizzare l'evento, cui hanno partecipato circa 300 Sikh provenienti dall'Alessandrino, dal Pavese e dal Piacentino, è stata l'associazione Gurdwara Baba Lakhi Shyam Vaniria di Pontecurone, punto di riferimento nazionale con tanto di tempio aperto a tutti. Nell'occasione è stata festeggiata sia la nascita di Guru Ram che la data della costruzione nello stato indiano del Punjab del famoso Tempio d'Oro, iconico santuario evolutosi in un centro di spiritualità Sikh che riceve pellegrini da tutto il mondo. Questa manifestazione si alterna in questo periodo fra i comuni di Pontecurone e di Castelnuovo Scrivia, mentre in primavera, il 13 aprile, ricorre la grande festa della nascita di questa religione, solitamente ospitata a Tortona o nella Lombarda Voghera. La comunità Sikh vive rispettando gli altri culti. Il messaggio lanciato è di tolleranza, fratellanza, amore e pace. E la popolazione di Castelnuovo Scrivia, dove abitano famiglie di religione Sikh, ha potuto condividere questo momento di integrazione e rispetto reciproco.